pronti a chiudere le loro fornaci a Murano e ad emigrare all'estero. Se la pressione fiscale non si abbasserà, il maestro vetraio Giancarlo Signoretto, portavoce anche di un gruppo di colleghi, annuncia una decisione che sarebbe clamorosa. Pronti a lasciare l'Italia, Murano e Venezia per emigrare all'estero, una sorta di ultima spiaggia per sopravvivere. Oggi ho fatto due conti, io ho un'attività e ho cercato di fare i miracoli. L'ho aperta durante il Covid, pensavo di chiudere, invece comunque ce l'ho fatta. Poi sono arrivate le tasse e questo sistema qua italiano delle tasse sta distruggendo tutto quanto l'artigianato, sta distruggendo il morale delle persone e soprattutto l'entusiasmo. Vogliamo crescere assieme, beh allora Roma deve cominciare a pensare a tirare un freno uno vero, di quelli forti. Nel mirino c'è il centrismo romano, ovvero lo Stato che dal Veneto pesca sempre risorse. Se noi su 100.000 euro che prendiamo ne diamo indietro il 68%, a noi quello che ci resta dobbiamo pagare il resto delle spese, dobbiamo pagare il gas e tutte le cose che seguono. Così non si può più. Dietro l'angolo c'è sempre una scelta drastica per molti. O andiamo tutti all'estero e portiamo via la nostra Italia, perché non vi appartiene più a voi a Roma, voi pensate solo di fare cassa, ma così perderete gli artisti, gli artigiani e non ci sarà più neanche un giovane che vorrà cominciare a portare avanti questa storia millenaria. Murano è stata soffocata dal Covid, l'aumento del gas e voi ci avete messo la pietra più pesante, quello delle tasse. Noi con le tasse non ce la facciamo più. Io sinceramente prendo la valigia e me ne vado all'estero e ho ancora tante cose da insegnare ai giovani.